Prima del caffè Soddisfazione in Cucina ti dà il benvenuto. Io sono Micaela e insieme vedremo come preparare in casa una buonissima e facile insalata russa. Si realizza con una piccolissima spesa. Occorrono infatti 500 g di patate lesse, 200 g di carote lesse, 3 uova sode, 150 g di insalatina sott'aceto, 200 g di piselli lessi e 500 g di maionese. Ho fatto bollire le patate, dopodiché per sbucciarle meglio le ho immerse in acqua fredda. Ora le schiaccio bene bene con una forchetta. Aggiungo le carote bollite e le taglio a rondelle. Non le uso tutte, lascio una carota da parte per la decorazione. Aggiungo l'insalatina sott'aceto ben scolata, i piselli lessati, io ho usato quindi scatola, e per finire aggiungo la maionese. Quindi amalgamo bene bene il tutto con un cucchiaio. Una carota e le uova sode le tengo da parte per la decorazione. Verso la mia insalata russa in una pirofila ovale e la livello bene per dargli una forma regolare. A questo punto non mi rimane che decorarla. Taglio a rondelle la carota e le uova. Per ottenere la giusta cottura dell'uovo, questo dovrà bollire per 8 minuti, dopodiché immergilo subito nell'acqua fredda. Se non hai questo attrezzo, puoi tagliare le uova a spicchi. Quindi procedo alternando le carote all'uovo. Ma puoi sbizzarrirti e decorare a tuo piacimento. Questa è la ricetta della mia mamma Marisa, una ricetta collaudata da decenni. Questa insalata russa è infatti sempre presente al suo pranzo di Natale. È adatta per accompagnare il lesso o il bollito e può essere servita sia come contorno che negli antipasti. Copro l'insalata russa con la pellicola trasparente. Il mio consiglio è quello di mangiarla il giorno dopo, che sarà ancora più buona. E comunque, coperta con la pellicola e tenuta rigorosamente in frigo, si manterrà buona per almeno 3 giorni. Nella schermata finale ti lascio 2 ricette per antipasti e buffet dove puoi utilizzare l'insalata russa. Mi auguro che la ricetta possa esserti di aiuto e se la farai fammi sapere cosa ne pensi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!